Albano, il nipotino ha il nome di un personaggio leggendario. Finalmente Albano Carrisi è diventato nonno di uno splendido nipotino. Kay, il nome del piccolo, è figlio di Crystal e di suo marito, il facoltoso imprenditore Davor Rossi. Il noto cantante di Cellino San Marco è di recente volato a Zagabria per conoscere il bambino, nato lo scorso 10 maggio. Finalmente sono entrato nel club dei nonni. È un'emozione grandissima. Quando ho tenuto mio nipote Kay tra le braccia mi sono sentito pieno di tenerezza e allo stesso tempo minuscolo di fronte al miracolo della vita, ha dichiarato l'artista Francesco Dora. Albano ha aggiunto che il piccolo Kay è un bambino bellissimo e che sta passando un periodo davvero felice. Forse non tutti sanno che il nome del bimbo, per quanto atipico possa sembrare, è davvero importante, in quanto appartiene ad un personaggio leggendario. Albano, l'intervista a Grand Hotel, i sentimenti del cantante. Francesco Dora, inviato del noto settimanale Grand Hotel, ha avuto modo di intervistare Albano Carrisi, da poco divenuto nonno. Dora ha chiesto all'artista cosa provasse dopo questo ennesimo grande passo della sua vita. Il Carrisi ha risposto: "Mi sento amore allo stato puro. Quando un genitore diventa nonno è come se tornasse alla linea di partenza per cominciare di nuovo". Albano ha fatto comprendere come, dato che i nonni non hanno responsabilità diretta sui nipotini di solito, quello che può riservare al piccolo Kay è solo un grande amore ed affetto. L'ex di Romina Power, anche lei divenuta nonna ovviamente, ha detto che il bimbo di Crystal e Davor ha un nome di origine gallese, legato al ciclo Breton. Kay era il fratellastro di Re Artù e uno dei cavalieri della Tavola Rotonda. Mi sembra di ottimo auspicio. Ha proseguito. Albano, Crystal sta benissimo. Francesco Dora ha chiesto in seguito ad Albano come stesse sua figlia Crystal, il cantante di Cellino ha affermato: "Sta benissimo. Lei e il marito sono al settimo cielo". Per lei e Davor è iniziata una nuova avventura, quella di genitori, una delle tappe più belle che la vita possa donare, ha affermato il cantante di felicità. Albano sta rivivendo da nonno una gioia che ha provato già in vita sua e per ben 7 volte, essendo papà di 7 figli. Proprio Crystal, da bambina, ricevette la benedizione di Madre Teresa di Calcutta. Lo stesso Albano ha spiegato che la santa è stata la madrina spirituale di sua figlia. Chi era Sir Kay? Secondo il ciclo arturiano, Sir Kay era figlio di Ettore, fratellastro di Re Artù. Apparteneva ai cavalieri della Tavola Rotonda e da quello che sappiamo, sarebbe stato di origine sassone, ma di fede cristiana. Secondo quanto la leggenda ci ha tramandato, Kay, italianizzato Caio, venne ucciso da Viddav, che venne a sua volta ucciso da Artù. Un'altra versione del racconto invece, vorrebbe che è vittima dei Romani oppure del perfido mago Mordred. Si dice che una volta, un giovanissimo Artù perse la spada del fratello adottivo e,
per sostituirla, estrasse una spada da una roccia, si trattava ovviamente della mitica Excalibur. L'episodio in sé dimostra quale fosse la vera discendenza del ragazzo, figlio di Uther Pendragon, destinato a divenire re di Bretagna.